Il via libera è arrivato dopo una videoconferenza con l'assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Ornelli. Il 29 maggio prossimo saranno fruibili a Gaeta i tratti di spiaggia libera dati in concessione su due dei principali litorali della città, Serapo e Ariana. Insomma, può iniziare anche qui la stagione turistico-balneare, parimenti a quella presso i tradizionali lidi attrezzati, purché i concessionari garantiscano la sicurezza dei bagnanti a cominciare dal rispetto del distanziamento sociale. È stato sin troppo chiaro il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, nel corso di una conferenza stampa seguito all'incontro che l'assessore Ornelli aveva avuto con i sindaci e i rappresentanti dei comuni dell'intero litorale laziale, delle prefetture di Viterbo, Roma e Latina e del comando regionale della Guardia Costiera. Mitrano è stato categorico su un punto: è pronto a chiudere e a interdire la balneazione quei tratti di spiaggia libera in cui non sarà rispettato il protocollo che prevede il posizionamento di un ombrellone ogni 10 metri quadrati. Restano invece chiusi almeno per il momento gli arenili liberi sul litorale di Sant'Agostino. Difficilmente apriranno la prossima estate quelli sulla spiaggia dell'Arenauta, dove il distanziamento sociale è pressoché impossibile far rispettare per una serie di vincoli imposti a causa della precaria situazione idrogeologica della stessa zona. È un momento delicato dove tutti vogliono ovviamente ritornare al mare, ma quest'anno c'è una complicanza in più, che è quella del Covid-19. Dobbiamo continuare a mantenere il rispetto dei protocolli sanitari, perché da un punto di vista epidemiologico non è cambiato nulla, e quindi massima cautela, e tutti quanti noi dobbiamo continuare a garantire come istituzione la sicurezza e la salute dei nostri cittadini. Le persone che accederanno alle spiagge saranno tracciate, per dare la possibilità, qualora, facendo tutti gli scongiuri possibili, ci siano dei casi Covid nuovi, ovviamente dobbiamo rintracciare tutti coloro che sono stati su quelle spiagge. E quindi stiamo individuando il modello.